Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Dalla mia cucina obitorio, che sapete che la mia cucina anche con le luci tapparella su è buia, ma voi non ci fate caso. Eccomi qua con un altro video spesa, svuota la spesa, ho fatto la spesa, come lo volete chiamare, chiamatelo. Allora, ho speso la bellezza di 78,79 euro. Senza trucco, senza inganno, spero leggiate e se non leggete fidatevi di me, anche se a volte sono una cialtrona. Allora, cominciamo. Prima spesa, prima borsa, i surgelati. Ma ciao, vi ho già salutato, non mi ricordo. Ma perché è storto? Ma è storto il telefono che ha messo storto, è storto il cerchietto qua di... Boh, vabbè. Surgelati, ci sono i nuovi sconti, le nuove offerte a chi interessa. Allora, ho preso una, due di due fish burger panate di Capitan, no, Capitan Uncino, ma Capitan Findus. Queste qua, che erano in offerta 2 euro e non mi ricordo, comunque due di queste, poi due di sempre Capitan Uncino Findus, due di nuggets di merluzzo dell'Alaska, non dell'oceano, non dell'Alaska, ecco. Qua. Due nuggets. Poi non è finita qua la roba surgelata perché ho preso un sacchetto di pizzoli, patatine da fare che farò nella friggitrice ad aria. È tutta roba scontata, super scontata in offerta. Poi ho preso uno di questo alla vaniglia, gelati Erika. Questi costano pochissimo, erano anche in offerta, ma sono buoni, buoni, buoni. Non so chi li conosce, sta marca qua Erika. Avevo ordinato se c'era yogurt, altrimenti vaniglia. Mi hanno portato vaniglia, ma lo yogurt è buonissimo, però si vede che non c'era. Poi ho preso delle banane, quattro banane. Poi, allora, 1, 2, 3, pasta sfoglia rotonda, buitoni da tenere in frigo e da usare quando si vuole. Poi, uno, dovrebbe essercene un altro, eccolo qua, due champignon, funghi, trifolati, champignon. Poi, 1, 2, 3, 4. Woody, quelli piccolini perché erano in offerta questi, perciò ho preso 4 di questi. Solitamente compro quelli grossi o quelli là della Recla, quella marca là che compro sempre, però erano in offerta questi, ho comprato questi. Poi un vasetto piccolo di maionese, una bottiglia di Pepsi, Pepsi, Pepsi. Poi due di sottilette, quelle che a me non piacciono proprio, piacciono a mio figlio, le prendo per lui perché a me proprio non piacciono, che sono quelle col cheddar, cesar o cheddar, insomma queste. Sottilette che sono quelle arancioni, gialle, con quel colore strano. Poi ho preso una, due, tre, quattro, cinque, ok, di queste Cesar, queste grandi. Solitamente prendo quelle piccole, queste gliele do in due volte, perché solitamente sapete che io prendo su Amazon il Cesar, quello senior. Li prendo quella la confezione da
Non so se sono 14 perché ce l'ho ancora la confezione, ma ne ho ancora due scatolette. Da 14 gliele prendo senior su Amazon, però le ho messe nel carrello, sono esaurite, sono in rifornimento, perciò le riforniranno tra pochi giorni. Per non prendermi senza, ho preso queste e appena vengono quelle che sono di nuovo, che si possono prendere, li prendo quelle a su Amazon. Poi ho preso due di queste Coca Zero per mio figlio. Non so più dove mettere la roba. Vabbè, la mettiamo qua. Altra borsa, altra corsa. Ho preso riconosciuta. Vieni. Ehi, un attimo. Riconosci come i gatti, ai gatti, ci cioè vanno così perché riconoscono il rumore. Lui riconosce come un gatto cane, riconosce il rumore. Saluta tu. Pianino. Ecco, vai. I biscotti soliti per il lapo. Poi. Grazie Stefano che oggi mi ha portato la spesa, che era un pezzo che non lo vedevo, perché le ultime volte non c'era mai lui che mi portava la spesa, il mio preferito Stefano, non lo dite a nessuno, ma oggi è venuto Stefano a portarmi la spesa, perciò grazie mille a Stefano della cooperativa di Caglionazzo. Non solo via, non mi sto smarchettando perché la pago la spesa, non è che mi danno la spesa gratis, però mi fa piacere. Allora, 2 litri di acqua naturale, ormai sapete per cosa, che è per la macchinetta del caffè. Eccola qua. Poi ho preso qua un po' di affettati e formaggio. Ho preso il crudo, il cotto. Crudo, cotto, formaggio e tacchino, mi sembra, non mi ricordo, comunque un po' di affettati. Poi ho preso uno di questo, che era in offerta anche questo per fare la pizza. Pizza non ne faccio, però tipo per fare la torta salata o qua. Poi ho preso anche questo di brie che mi piace molto a me, che era in offerta 1 euro, boh, non me lo ricordo. Io i prezzi sapete che sono. Poi un sacchetto che ho già aperto prima e ne prendo un'altra perché mi si secca continuamente la gola. Di caramelle al miele, solitamente prendo le Ambrosoli, però devo dire che questa marca della Coop, devo dire la verità che tanti prodotti Coop sono molto uguali agli originali, perché questo, che sono della Coop, sono molto vicine agli Ambrosoli, che solitamente a me piacciono gli Ambrosoli, però devo dire che queste sono uguali. Costano meno, sono della Coop e sono uguali agli Ambrosoli che prendo sempre perché proprio c'hanno proprio dentro in mezzo il miele. Allora, guardate che c'è un'altra borsa lì. Fatto niente, è successo niente. No, l'acqua fermo lì, è andata giù la scatola di biscotti. L'acqua fermo. Ah beh, è chiusa. Poi ho preso due di questi. È la prima volta che me le vedete prendere per le bruschette. Perché l'altro giorno parlando con mio figlio abbiamo detto, beh, è una vita che non facciamo le bruschette. Difatti è vero, io non ho neanche mai fatto un video mukbang con le bruschette. Perché una volta le facevo spesso, ma sarà. Mamma mia, saranno anni, mi sa che non faccio una bruschetta. Non so come mai, una volta le facevamo al fine settimana invece della pizza facevamo le bruschette. Ma non so perché è una vita che non le facciamo più. Ci è venuto così, abbiamo detto facciamo le bruschette. E difatti le abbiamo prese. Poi ho preso due di pan bauletto. Ah, la confezione di acqua frizzante che l'ho messa là perché pesa. Poi
Poi ho preso non una, ma due di estratte al limone. Poi ho preso altre due o tre cose che l'ho già messo via perché servono per un video, perciò non ve le faccio vedere. Vedrete nel video cosa altro ho preso. Che dirvi, follettini, che dirvi ragazzi? Mercoledì mi è arrivato un pacco che peserà 10 kg da una di voi, che è Francesca Romana. Mi ha mandato, è pazza, mi ha mandato uno scatolone che io devo ancora guardare cosa c'è dentro perché me l'ha portato su Giovanni un'ora fa. Devo ancora aprirlo e vedere cosa c'è dentro. So che pesa tanto. E mo' ho pensato di fare tipo degustabox. Faccio adesso un video che uscirà domani, dove lo apro insieme a voi e tiro fuori così insieme a voi quello che c'è dentro. Non ne ho la più pallida idea. So che pesa tanto ed è pieno di roba. Sono curiosa di vedere cosa c'è dentro. È pazza, è pazza. Vabbè, io ho detto questo, ho detto tutto. So che dovevo dirvi altre cose che vi giuro non mi viene in mente cosa, ma giuro che vi dovevo dire qualcos'altro. Stavolta non ho preso carne perché in frigo, in freezer ne ho, c'ho ancora il pollo intero da fare. C'ho fegato, c'ho pollo. Insomma, in frigo, verdura neanche non ne ho presa perché anche quella c'ho ancora in frigo, un cavolo cappuccio che mi ha portato mio zio, c'ho pomodori, c'ho carote, c'ho ancora le rape rosse che ho da fare, devo fare ancora quelle, perché vi dirò la verità, anche mukbang non ne sto facendo perché in questi ultimi giorni sto mangiando minestra la sera perché c'ho sempre sto cacchio di mal di gola che non se ne va. Mi viene sempre sto rosighino qua. Non so se si dice rosighino. Qua forse si dice rosighino. Come si dirà in italiano? Quando parli si secca la gola e ti viene da tossire. E non rosighino. Forse in Veneto si dice rosighino. In Trentino si dice rosighino. In rauca, forse raucedine. Forse quella. Non lo so in italiano, forse raucedine. Comunque se parlo troppo o se tipo urlo, che io non urlo mai, ma magari tipo chiamo il cane o chiamo mio figlio che urlo, mi si secca di colpo la gola e mi viene da tossire. Ho preso due scatole di antibiotici, ho fatto due cure di antibiotici perché è un mese che vado avanti col mal di gola. Ho ancora una placchetta che non è una placchetta. Dalla parte di qua della bocca di qua per andare giù in gola c'è ancora un punto bianco tipo che è ancora lì. Io mal di gola non è che ne ho, mi fa solamente fastidio a deglutire, a mandare giù la saliva e c'ho sta roba qua del rosivino alla gola. Perciò continuo a mangiare o gelato che il freddo mi fa bene. Infatti l'ho preso per quello, non perché avessi voglia di gelato, vi dico anche la verità, ma proprio perché è una delle cose che mi fa star bene, mangiare il gelato. Perciò questi giorni qua sto mangiando minestra col formaggino, un risotto in bianco, perciò ho fatto non tanto speso, ho preso un po' di cose così per averle in casa, ma potevo anche non farle perché mi mancava l'acqua. Mi mancavano i biscotti, mi mancava il pane lì e allora ne ho approfittato per fare un po' di spesa di offerte che c'erano, ma altrimenti potevo anche fare a meno perché poi dovevo prendere anche il Cesar. Vabbè, io mi sto chiedendo, anzi adesso bevo anche un po' di tè. Non ho un bicchiere, non ho intenzione di alzarmi a prenderlo, perciò che poi ho bevuto così insieme alla caramella fa cagare perché sembra tè senza zucchero. Che dirvi? Niente, non c'ho altro da dirvi.
Stavo parlando perché magari mi veniva in mente che altro dovevo dirvi, perché so che vi dovevo dire qualcosa, però non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Vignerveci, che brutta roba, ma mamma mi diceva sempre, a Vignerveci non si ciappa niente. Mamma mi diceva sempre, a Vignerveci non si ciappa niente. È vero. Era veneto, tipo strucca il bottone. Mia mamma mi diceva sempre, a Vignerveci non si prende niente. Aveva ragione. Aveva. Niente, io vi saluto qua perché è inutile che stia qua, non mi viene in mente quello che vi dovevo dire. Magari ve lo dico nel video dove apro il pacco, tanto adesso metto via la spesa, cambio cerchietto e vado di là che c'è un po' più luce di qua e vado a fare l'apertura del pacco che mi ha mandato Francesca Romana. Magari mi verrà in mente quello che vi dovevo dire e ve lo dirò là. Cosa c'è, amore? Vieni! Che figlio di una buona donna. Sapete dov'era? Adesso l'ho visto sotto al tavolo che piange. Sapete perché? Perché è caduta la scatola di biscotti, no? E si è aperta perché l'avevo aperta per dargli uno. Però lui è molto educato, no? Educato. A Lapo, anche se gli lasci qua la scatola di biscotti aperta, se non gli dici tu puoi prenderlo, non lo prende. Se tu gli lasci i biscotti per terra e vai di là, lui è lì che li guarda, ma non s'azzarda a prenderne uno, eh. Difatti adesso è caduta la scatola. È aperta di tanto così che li vede. Difatti era sotto qua, capito? Però non li mangia mica, eh. Ma anche se gli lasci qua un piatto col prosciutto o cosa, che lui è qua, non lo tocca mica, è bravo. Sarà perché l'abbiamo tanto sgridato, perché quando era piccolo, aveva neanche un anno, avevo comprato il prosciutto crudo perché avevo gente a cena. Avevo aperto qua il prosciutto crudo, no? Perché dovevo fare quei grissini, gli involtini per fare un piatto, no? Sono andata di là, non mi ricordo a cosa fare. Sono tornata qua con la zampa, si era tirato giù il prosciutto. Si aveva mangiato 2 etti di prosciutto crudo. C'erano le carte in giro per la cucina. 2 etti di prosciutto crudo si è mangiato. Gliene ho dette di tutti i colori. Mi sa che da quella volta si è spaventato, non l'ho picchiato perché io penso che in 12 anni che ce l'ho non gli ho mai neanche dato una sberletta neanche piccola. Non sarei capace, sapete perché? Perché poi anche quando lo sgrido, io come i bambini lo sgrido e dopo lo guardo mi sento più in colpa io che l'ho sgridato che lui. È la stessa cosa era con mio figlio. Mi sentivo in colpa perciò. Vabbè, niente, non mi viene in mente che c'ho da dirvi, niente. Ciao ragazzi, alla prossima.